Ciao. Non so se avete sentito un pezzo mentre io parlavo, però vabbè. No, oggi mi sento una ballerina, visto? Ah, sì. Niente, abbiamo fatto degli acquistini stamani e volevamo rendervi partecipi. Vi facciamo subito vedere. Allora, siamo stati. A OBS non c'era niente. Cioè, nel senso, c'era la collezione. Flora Grange. A noi ci piaceva il blush e la polvere per i capelli, era quella che c'era, la polvere per i capelli. Non c'era niente, c'erano rimaste le palettine e gli smalti, niente. E gli adesivi eyeliner. Quelli però mi piacevano. Allora, perché non le presi? Non lo so. Ma va bene. Ci vado con calma. Giusto, tanto quelli restano. Quindi niente, siamo andate allora a Tiarek, dove da noi vendono neve. Senza bisogno delle spese di spedizione. Si chiama Starfish. È un rosa pescato. Allora, non è bello vedersi, però poi rende sul nero. Sì, molto, molto, molto naturale. Shimmer. Pure, sì. È quello. Perché doveva andare bene per entrambe. Eravamo partite con quell'idea e siamo rimaste di quell'idea. È molto luminoso, sì, però a questa ora non lo vedete, però io ce lo dovrei avere, ma non si vede. Ha un aspetto sano, mi piace, sì. E sono 4,20 euro. Poi siamo state da Kiko, abbiamo preso le spugnette, ma ne hai viste? No, non ho visto. Meglio così. Perché? Se no ci smoccoleggi un po'. Ah, ok. Bene. Sono cioè già 4 euro di perché? Spugnette. No. E me le devo strappare. E non si sciupano? Sì. Ma dai. Quindi non concepisco l'idea di far pagare 4 euro di spugnette per il trucco. Ma purtroppo le nostre mi sono sentita Hulk. O si rompono o non tornano più, cioè non vengono più bianche. E abbiamo pagato più o meno quel prezzo, quindi e allora eravamo lì valeva prendere e prendiamole, che per un annetto comunque durano. Che noi siamo andate per cercare il mio fondo compatto. Allora, il fondo compatto che mi avete consigliato di Belicos, la mia, la stinfissima commessa di Tiare, perché oggi si vede, mi girava, di solito è gentile, sì. Ha detto che Belicos non fa il fondo, ma fa solo la cipria. Allora mi vuole far vedere quelli di neve, solo che i tester li arrivano domani. Di neve, sinceramente, non lo so come mai, a pelle non mi convince. Non lo so, come mai, poi magari può essere la più buona del mondo. Mi avete convinto ad andare a vedere a Kiko. Ho guardato quelli che sono della linea base e nessuno rispecchiava il mio colore. Delle due tonalità mi andava una di mezzo, che però non c'è, cioè non esisteva. E quindi ho guardato, li ho visti tra la collezione nuova che è Spirit Fierce. Fierce no, non me lo ricordo. Non c'è scritto. Vabbè, di quella nuova. Questa scatolina qua è molto fashion. Devo dire che la scatolina è tanta roba. Si chiama Sunproof Powder Foundation con SPF 15 e 1201 Natural. Allora, per me è troppo scuretto, cioè è scuretto, di una tonalità forse più scura. Sì, mezzo tono più scura, perché andando nell'estate, comunque sia oggi c'è un sole che spacca le pietre, è caldissimo, è la cioè lo prenderò subito, perché io mi arrosso subito qua, insomma, mi scurisco facilmente. L'altra era molto più chiara, era troppo, cioè ci voleva anche lì in mezzo, però sì, questa si avvicinava un po' di più. Allora, il colore... Quanto è giallo lì? È questo. Ah, fa culo. Devo ritornare sotto la finestra. Sì. Che si annulla proprio sulla mia mano, sul mio viso si nota un po' di più. Sì, l'ho appena provato. Sta bagnato. Sono stata alle Hawaii. Perché io cerco coprenza. E niente, mi è piaciuto per ora. Poi vi saprò ridire. Magari se vi interessa vi faccio una review. Non so. Boh, fatemi sapere. Per ora mi piace, ecco, sono 13,90 euro, che comunque non sono pochi, però sto provando di tutto per avere un aspetto più naturale, invece anche adesso un mascherone, secondo me.
Sarà che è anche molto un'idea, perché sì, io vedendomi struccata, che ho magari quei difettucci del brufoletto, l'irritazione qua, cioè nel senso, può essere che io vedendomi coperta dico è un mascherone, poi ci sta che sia tutta, non lo so, è che io magari mi trucco con questa luce, dico sono copertissima, e poi dopo vado fuori e vedo, inizio a vedere le righe, i difetti, mi dà fastidissimo, non so neanche io come truccare, perché la mattina sinceramente lì alla finestra non è neanche che ci batta il sole, quindi un po' pacchino. E poi abbiamo sempre da Kiko, c'era lo sconto sugli smalti, qualsiasi tipo di smalto. Oggi abbiamo preso una base, com'era? Come protettiva e rinforzante, no, rigenerante, com'era? Sì, rigenerante. Insomma, vabbè, è questa color bigiolino. Smalto base lisciante e ristrutturante. Lisciante e ristrutturante. Proviamo anche questa. Visto che noi con le basi non ci abbiamo ancora indovinato, quindi ci proviamo. Ci stiamo litigando sempre. Sì. Poi siamo andate al supermercato, dovevamo fare la spesa per casa. E abbiamo approfittato, no, ne abbiamo preso due o tre cosine. Allora, ho deciso quelli faccio vedere tutti io. Ah, sì. Sì, voglia. Ho preso l'Hollywood di Playboy, che è il deodorante, €3,99, da uomo. Ha un odore caldissimo. Al primo spruzzo praticamente si improfuma tutta la casa. Però mi piace. Andatevelo a notare, perché io lo snifferei una giornata intera. Auguri. Poi abbiamo preso le petit marseillais, latte al miele di lavanda. Abbiamo preso anche quella alla pesca e alla vaniglia. Perché c'è uno sconto, costano €1,74. Insomma, niente, finiscono, vanno via come il pane. Sì, perché vabbè, è poco piccolino, non bisogna. Poi noi minuti, devo dire che, insomma. Ma io devo dire che quando le abbiamo finite e faremo i finiti, poi le terrò. Sono carine, è vero. Sono carine tutte colorate, così ora voglio prendere la verdina, che è la mandorla, cioè mi piace, però però le devo prendere perché è verdina. Dopo le metto tutte e quattro a caldo, giallino, corallino, violino e verdino. E cina. Poi mi mancava il burro di cacao. Ho preso sempre le petit marseillais perché c'era lo sconto, €2,09, non è un pochissimo, però è karité e mandorla dolce e olio d'argan. Lo proverò. Speriamo. Lo voglio provare in diretta, via. Tanto mi ce ne vuole. Mi ce ne vuole. Questo è il lucchetto, imparate. È carino, giallo, sa di essenziale. Mi sa, quelle confezioni così mi sanno di verdi. Poi non sono prodotti verdi magari, però. Ma aspetta, Sadi, Big Bubble, quella con dentro una cosina gialla. Non è sicuramente buona. Che c'è? È vero. Benzoate lì. Ma se non sbaglio, idrogenated polisobutene, butene non è che mi piacciono granché come primo ingrediente. Poi vabbè, noi non è che ce ne intendiamo. L'ho appena mangiato. Però... Ora sa di profumo in bocca. Niente, allora, una mia amica in profumeria, che lavora in profumeria, ci ha regalato un tester della Nude L'Oreal Paris Nude Magic CC Cream. È quella Move Color Correcting Beautify. Corregge i rossori della No, i rossori è quella verde. Le discromie, sì. È violina. E ora faccio vedere. L'ho provata già in quattro giorni in seguito e ancora tantissima. È viola con tanti microgranulini. E ragazzi, io vi dico, per la mia esperienza di averla provata quattro volte, vabbè, ora io tanto non riesco a farvelo vedere sulla mano perché non sapete quante cicatrici ho sulla mano. Si annulla il colore. Perché è per violetto, chi ha i brufoli come me, giuro, ve li mattifica e li scherma già un pochino. Ora non so quali ingredienti ci siano, sicuramente i siliconi saranno presenti, quindi alla pelle non vi faranno bene. Noi non lo diciamo più. Però io non ci guardo neanche più. Vedo che se dopo usando due o tre volte la stessa cosa mi viene un brufolo, allora vuol dire che sarà quel prodotto lì, se non ho cambiato altro. Quindi
fate un po' i vostri calcoli. Insomma, siccome all'Esselunga ci sono gli sconti sulla L'Oreal, su quelle cose lì, sono andati per prendere quella. Non c'era più. Quindi abbiamo preso il BB Blush. Allora, per me è una cosa innovativa. È veramente è Universal Rosy Blush. Secondo me è una cosa innovativa perché vi cambia a seconda, presumo, della vostra pigmentazione, del colore della pelle, cioè nel senso, è normale che sia. Esce dal tubettino che è una cremina trasparente sul rosa, vedete? Allora, sulla mano. Dove la faccio vedere qua? E voi non vedete una mazza? No. Ma neanche io. No. Allora, io l'ho adesso sulle... Oh, la è rosa. Dai, un aspetto... Sano. Sano, guardate l'aria. Si è appena dato. Dai, infatti. Tanto male non fa. È un po' chiarino, eh. Io mi dubbi che colori sulla pelle un pochino più scuro. Io tanto le sempre le guance d'aglio. Sì, infatti. Perché non ti smentisci mai. L'ho spremuto troppo. Ma fai il carnevale, bene. Lo sai quando era? Non so, aspettate il prossimo. Insomma, dopo vi lascio la pelle liscia quando si secca. È come se si trasformasse in polvere. E io lo adoro. Lo dovava, l'avevo già guardato, l'avevo adocchiato da un annetto, tipo, un pochino. Quando siamo andate a Catrice. 3-4 mesi buoni, dai. Approfittando che l'abbiamo pagato... Costa 8 euro qualcosa. 80, mi sembra. Scade in un anno, 15 ml, made in France. Made in France. Quanti erano gli altri acquistini? Siamo resi conto di aver preso due blush in un giorno. Al singhiozzo. E con il singhiozzo di saluta. Ciao! L'ha fatta apposta. Sì, questo sì. Vi salutiamo. Saluta. Ciao! Ciao!